Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake. Allora, abbiamo visto come nel laboratorio sotterraneo si facevano esperimenti sugli esseri umani e ovviamente abbiamo salvato Wedge e portato qui nella casa di Aerith, dove la madre ci ha dato, diciamo, rifugio momentaneo per i nostri protagonisti. Tanto vediamo un po' qua sopra cosa c'è, se c'è qualcosa di nuovo, magari una volta tornato qui. Non c'è granché. Ok, non c'è niente, no? No, ok, andiamo giù. E quindi dobbiamo adesso proseguire l'avventura, vediamo un po' dove ci porta. Ho fatto un po' di modifiche per quanto riguarda le materie, ho messo anche i guanti di Mithril alla nostra caratifa, che sono, diciamo, hanno una potenza superiore soprattutto in magia. Però almeno apprendiamo la sua maestria e quindi è sempre utile. Ok. Possiamo girare di qua? Cosa c'è qui? A parte fiori, piante, zucche, zucchine, no, zucche. Oh, lì c'è Tifa. Eh sì, cosa ci fa lì? Tifa, un attimo che... Su Cloud andiamo da Tifa, vediamo un po' cosa gli succede. Sembra abbastanza pensierosa, almeno da questa distanza. Eh sì. Vediamo un po' cosa ha la nostra cara Tifa. Qui siamo nel giardino di Aerith, dove abbiamo raccolto episodi fa un po' di fiori. クラウドも足音がした。ごめん、起こしちゃった。気にするな。ソルジャーの習性だ。この前くれたお花、エアリスからもらったんだね。 beccato, era di Harriet. やっぱりおかしいと思ったんだ。 クラウドがお花なんて。 Vabbè, dai, te l'ha regalato lo stesso.花言葉は再会だよね。嬉しくて調べちゃった。大事にとっておいたんだけどな。その花もなくなっちゃった。お店も家も。 Povera Tifa. Vabbè, Claudio, un abbraccio, su. Bravo, così si fa, bravo. Sì, lei l'hai stretta un po' troppo. そんなことない。
ありがとう。Momento di sfogo da parte di Tifa. あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ。あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから。私からも。お願いします。助けたいんです。友達だから。うすうす分かってたのさ。いつかこういう日が来るんじゃないかってね。それでもエアリスを助けてやっておくれ。Oh, la piccola Marlene. 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 Icciano? Smane na Mari. Soba ni ite yarenakute. Tōchan datte itsumo issho ni itai. Honto da. Demo sore ja tatakaenai.悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃん、そいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。いや。だから行かねえと。マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん。あのね、あのお姉ちゃんね。どうした。ううん、助けてあげて。任せろ。In fin dei conti Barrett è proprio dolce, tutto sommato. Però Marlene sa qualcosa su Harriet che noi non sappiamo. Ok, quindi si va a salvare Harriet. ビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ。エアリスの救出だろう。OK。Perfetto。お、lì c'è una materia。鉄道は動いてないよね。じゃあ、線路を歩くか。今は非常識だ。表だったルートは封鎖されていると思った方がいい。Infatti。じゃあどうすんだ。裏ルートがあるのか。Vediamo un po' questa materia. Corneo, ok. Una materia podistica? Cos'è questa materia podistica? Dov'è? Materia podistica. Eccola qua. Materia che conta i passi di chi se ne equipaggia e premia se si percorrono lunghe distanze. 5000 passi. Cosa serve questa materia? Beh, dai, la proviamo. Vediamo un po' se magari ci dà qualche cosa. Sì, mettiamola a posto di questa. Ok, quindi andiamo. Anzi, facciamo un giretto da qui. Vediamoci il giardino del... Facciamo un po' giusto per fare i passi, no?
Ok. Vabbè, andiamo. Andiamo a vedere quello che succede. Torniamo nel settore. Siamo nel settore di Errit, settore 5. Oh. No, entra dalla porta, Cloud. Qua ci sono sempre i cloni. Qui non c'è niente. Questa è la scuola. C'è la maestra? Come si è combinata questa bambina? Vabbè, la maestra non c'è. La maestra ballerina vestita da petta. Vabbè, andiamo da questa parte. Tu hai qualcosa. Hai qualcosa di nuovo? Vediamo. No. Non c'è niente di nuovo, ok. Materia wa saigai ji ni wa katsuyaku shimasu yo. Hai, chūmoku! Jōhō ya Kirie no dai scoop da yo. Kirie-chan ga shiirete kita toretate pichi-pichi shinra group no avalanche ga 1-ban to 5-ban no ato 調子 に 乗って 7-ban makouro made bakuha shita nda kedo shirouto no kanashisa de bakudan no iryoku wo haaku shite inakatta. その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。反神羅なんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな、ウータイは。結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよ。ウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。Ha ragione Tifa, ormai è per quello che è successo. Tifa. Na, Tifa. Ore tachi wa hansen mo koukai mo yurusare nai mitai. Kokkara sake wa mo tada tada hitasura zenshin aru nomi. Nani ga arou to hanshin ra no hi wa kesane. Demo ima wa 前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。Ha ragione Tifa. Ok. Attenzione, ultimi incarichi per il tutto fare. Ora che la piattaforma è crollata, giungono richieste di aiuto da ogni zona dei bassi fondi. Se sali in superficie non potrai più tornare indietro per renderti utile. Cerca di assistere più persone possibile mentre trovate un modo per raggiungere il palazzo Shiva. Ok, quindi abbiamo gli ultimi incarichi. Va bene. Vediamo intanto lui se ha qualche cosa nuova. Sì, è crollata. Cosa c'hai tu? Qualche arma nuova? No, niente. Più o meno le stesse cose. Polsiva vigorosa. A Tifa non farebbe male. Ma spendere tutti questi soldi per quella, insomma. Ok. Torniamo da... Ci dovrebbe stare i bambini. Oh, attenzione, la maestra, la petta. La petta. Cloud-san, Mugi tachi o mimasen deshita? Nikka no mimawari ni itta mitai nan desu. Kyou wa chūshi ni shinasai to yū beki deshita. Moshi kodomo tachi o mikaketara, kaeru you ni tsutaete kuremasen ka? Kodomo tachi no tokuchō wa
多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。はい、そうします。よろしくお願いします。Ok, quindi i bambini sono spariti di nuovo. Bene, quindi abbiamo preso la nostra prima missione. Quante ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 missioni. Ok, i bambini sono da questa parte, se non sbaglio. Quelle delle medaglie Moguri. E dovremmo avere un bel po'. Ora controlliamo quanti ne abbiamo. Perché c'era qualcos'altro da acquistare qui. Vediamo un po'. Allora, le medaglie dove sono? Gettichiare 17. Non male. 17 sono un bel po'. Eccolo qua il bambino. Cosa c'hai allora? La tenaglia atomica, questa è un'arma per Barrett, arma a corto raggio dotata di lame taglienti per sferrare fendenti laceranti. Questa è interessante e noi la prendiamo subito. Poi abbiamo anello del rospo, che se indossato dà un'inspiegabile voglia di saltellare, questa mi intriga. Spilla salvifica, decorato con uno stemma fornisce la salvezza. Mortaio a uso farmaceutico che talvolta Moguia riesce a procurarsi per il suo negozio. Questo può essere interessante, lo prendiamo. Prendiamo anche l'anello del rospo. Sembra che poi non abbia nient'altro, infatti. Ok, va bene così per adesso. Ok, vediamo di trovare altre missioni da fare. Scusate, Barrett, fai passare gentilmente, grazie. Vediamo un po'. Noi in teoria dovremmo andare verso la stazione. E la stazione è sulla destra. Oh, c'è Chadley. E niente per noi, Chadley. Crowder-san, 研究へのさらなるご協力をお願いしますね. C'è un'altra analitica, questa l'abbiamo preso, c'è niente. Non c'è neanche missioni, ok. Dobbiamo fare ancora, completare ancora qualche missione, quindi andiamo da questa parte. Attenzione. Oh, Crowder-san, desu yo ne? Ii tokoro ni irasshaimashita. Owner no Sam kara hanashi wa kiite imasu. 凄腕の元ソルジャーの何でも嫌だとか、そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。実はプレートラッカの衝撃に驚いて逃げてしまったんです。きっと今頃怯えてお腹を空かせているはずです。かわいそうに。トスパイリチョコボ。大変だな。わかった。気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。 Complimenti, complimenti per i nomi. Ok, allora, viaggi in Choco Diligenza. Ora puoi utilizzare le Choco Diligenza per spostarti rapidamente. Per salire a bordo basta avvicinarsi alle fermate o parlare con i cocchieri. Completando l'incarico alla ricerca dei Chocobo diventeranno disponibili nuove destinazioni. Ottimo, quindi. Tra l'altro dobbiamo anche pagare. Vabbè. Comunque. Buona a sapersi. Abbiamo preso un'altra missione. Andiamo da questa parte. Oh, giornalista. 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 Che cercava l'angelo. Domo. 自分活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃねえか。ええ、まあ、ただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんと
その財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが何を隠そうスラムエンジェルなんですよ。ma sei proprio ossessionato dall'angelo。 5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうぞ。 ma è contento。 こそ興味ありません。まあねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。あんた懲りてないのか。いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ。盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。 va bene, quindi abbiamo preso un'altra missione, questa è la terza. Noi ci occuperemo nei prossimi episodi sicuramente di farle tutte. Andiamo da questa parte, vediamo se troviamo qualcosa. Cercheremo di farle tutte, ne abbiamo già prese 3 su 9, che non è male. Cosa è? Porta lì? Andiamo a vedere, ragazzi, andiamo a vedere che cosa è. Qua c'è qualche qualcosa. Oh, i bambini, penso che sia la missione dei bambini. Ah, credo. Questo è Maigo. Questo è Maigo. E chi è Maigo? こんなところで何をしてる。一人なのか。それが見回りのみんなと倒れたお墓を直してたんだ。そしたら笑い声が聞こえて、気がついたらみんな消えてた。Di nuovo i fantasmi, non me lo dire. Ancora i fantasmini.Mi sa di sì. Infatti, dicevo. Ce l'abbiamo di nuovo contro. Vai. Questi spariscono pure.Allora, facciamogli l'analisi. Tecnica presa. Però non mi ha fatto l'analisi. Ok, usa una tecnica apprendibile con la materia. Ecco perché abbiamo preso la materia, quindi... cioè la tecnica. Sono vulnerabili a fuoco. Facciamogli su Barrett che è a rischio. Non ci sono. Allora, usa la tua nuova cosa, vai. L'abbiamo mancata. Niente da fare. Sono già andati.
叩き込め。abilità limite, vai! No, Iva funesta, vai su di lui! Vai! Aia! Spavito. Ecco, finale infinito. Ok, uno abbiamo eliminato. Andiamo sugli oggetti, diamo una cura di fenice a Tifa. Ok. Ok, siamo riusciti a sconfiggerli. Mamma mia, è stata dura, però abbiamo preso anche una tecnica nuova. Il nostro Cloud ha preso una tecnica nuova ed è buono. E abbiamo anche trovato gli altri bambini, quindi la missione è compiuta, ragazzi. Sì, c'è anche Cloud. Una materia temporale. Attenzione, materia temporale. Bravo Barrett, comunque abbiamo completato questa missione, immagino, sì. Incarico compiuto. Vediamo, sì, abbiamo compiuto, questo è buono. Allora, recuperiamo un po' di punti salute, ragazzi. E noi ci fermeremo qui, dopo aver fatto la prima missione, ce ne sono 8 da fare, quindi... Per adesso ci fermiamo qui, anche perché questo combattimento è stato abbastanza... particolare. C'era la materia che volevo andare a vedere, che è quella temporale. Sprint, lentezza, stop, materia che permette di usare magie che influiscono su velocità e tempo. Questa è interessante, la dovremo utilizzare, la dovremo utilizzare. Va bene, per quanto riguarda Tifa, il suo bonus spirito combattivo è già all'80%, ottimo. Anche abbastanza potente. Allora ragazzi, per questo episodio noi ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove continueremo le missioni del tuttofare. Ciao a tutti ragazzi!